Podcast. On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed between France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Norway, Denmark, Italy, Portugal, Iceland, Canada, and the United States. To ensure this, they are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. Nasce il 4 aprile del 1949 a Washington, oggi conta ben 32 membri, e proprio in queste ore, nel summit a Washington, se ne sta celebrando il 75esimo anniversario. In quella che è una liturgia classica, quella del rinnovato atto di fede per la difesa comune, insomma l'impegno all'articolo 5 del Trattato della NATO, che finora poi è stato invocato solo una volta, nel 2001, dagli Stati Uniti, dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Ecco, in questi consessi internazionali si va ripetendo un po' le solite cose. Si reiterano gli obiettivi formali di base dell'Alleanza Atlantica, ovvero la deterrenza, la gestione delle crisi e la sicurezza collettiva. Poi i valori comuni, lo Stato di diritto, la democrazia, la libertà individuale. Poi ci sono gli affari correnti, gli aiuti militari all'Ucraina, la produzione di difesa e gli obiettivi di bilancio. Quest'ultimo, un nervo scoperto, per cui si ripete da almeno 10 anni la promessa del 2% del PIL nazionale dei paesi nel budget per la difesa, una promessa che da 10 anni non viene rispettata da molti paesi, Italia inclusa. Eppure una discussione sul futuro del braccio militare dell'Alleanza è oggi più importante che mai, perché quello che i leader occidentali davano per assodato nel 1949 oggi non c'è più, a partire dalla garanzia di una copertura americana. Qui ne abbiamo già parlato innumerevoli volte. C'è una crisi della deterrenza americana. Banalmente, gli Stati Uniti non fanno più così paura. Di più, oggi sono anche distratti da nuove minacce nell'Indo-Pacifico. Ma allora, ha ancora senso considerare che la NATO del futuro resterà fondata su un perno americano? Oppure è imperativo che sia così perché senza americani non c'è difesa europea? Oppure ancora, questa organizzazione militare, che è nata soprattutto per le esigenze di sicurezza del vecchio continente, forse ve lo ricordate il primo segretario della NATO, Lord Ismay, che diceva che l'obiettivo della NATO è tenere i russi fuori e i tedeschi sotto, queste erano le sue parole. Beh, allora forse si può immaginare anche un perno europeo autonomo della NATO? Tanto più che proprio in funzione antirussa si sta spostando il baricentro decisionale della NATO oggi verso i paesi nordici, verso i baltici. Oppure, ancora, date le sfide globali dell'America, ha forse senso oggi immaginare piuttosto una ripartizione delle competenze in forma bilaterale, di negoziato fra singoli paesi europei e Washington, qualcosa che possa aiutare un po' anche noi? E in che modo? Insomma, cosa c'è dietro? Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle 3 nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. Russia. La guerra in Ucraina è uno dei temi principali di questo vertice. Le parole d'ordine sono riequilibrare le forze sul campo con nuovi pacchetti finanziari di aiuti, creare le condizioni per una garanzia di sostegno duraturo a Kiev. Eppure, l'elefante nella stanza, ovvero l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, invece, al di là delle formule retoriche usate nei comunicati finali sulla costruzione di un ponte per l'Ucraina verso la NATO, non ottiene, e chissà se otterrà mai, la volontà politica degli alleati, ma soprattutto non ottiene quella di Washington. Solo qualche giorno fa, circa 60 esperti americani, fra cui analisti della CIA, hanno firmato una lettera che elenca le ragioni per cui la NATO deve scongiurare l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Si legge: quanto più la NATO si avvicina a promettere che l'Ucraina entrerà a far parte dell'Alleanza una volta terminata la guerra, tanto maggiore sarà l'incentivo per la Russia a continuare a combattere, trasformando l'Ucraina nel luogo di una prolungata resa dei conti tra le 2 principali potenze nucleari del mondo. È un po' quello che pensano tutti in America. Se c'è un obiettivo americano nella guerra in Ucraina che non è cambiato in oltre 2 anni, è infatti quello di non entrare in guerra diretta con la Russia. E per questo obiettivo, almeno per ora, passa anche il non ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica.
Un'altra parola d'ordine del summit è unità. Trasmettere unità di intenti degli alleati, coesione di visioni a Vladimir Putin. Bene, ascoltate qua. Prime Minister Orbán has made it clear that Hungary will not participate in these NATO efforts. And I accept this position. And I'm glad that today the Prime Minister and I have agreed on modalities for Hungary's non-participation in NATO support to Ukraine. No Hungarian personnel will take part in these activities and no Hungarian funds will be used to support them. At the same time, the Prime Minister has assured me that Hungary will not oppose these efforts, enabling other allies to move forward. Lui è Stoltenberg, ormai quasi ex segretario generale della NATO. Questo giugno era in visita dal primo ministro ungherese Orbán e ha raggiunto un accordo con il leader ungherese secondo cui nessun militare ungherese parteciperà alle attività della NATO in Ucraina e nessun fondo ungherese sarà utilizzato per sostenere queste attività. In cambio, Budapest non porrà veto qualora l'alleanza decida di aumentare l'impegno a sostegno dell'Ucraina, cosa appunto decisa in questi giorni a Washington. L'olandese Mark Rutte, che prenderà il posto di Stoltenberg il prossimo ottobre per diventare prossimo segretario generale, in questi giorni ha dovuto inviare una lettera a Orbán impegnandosi a rispettare lo stesso accordo. Sì, perché Orbán ha subordinato anche il suo consenso alla nomina dell'olandese a prossimo segretario generale al suo impegno di confermare l'esenzione dell'Ungheria dal sostegno all'Ucraina. Mettiamola così, alla NATO c'è un concetto di unità un po' sui generis. Stati Uniti. NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, "Well, if we don't pay, are you still going to protect us?" I said, "Absolutely not." They couldn't believe the answer. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills." And the money came flowing in. Febbraio 2024. Siamo a un comizio elettorale in Carolina del Sud. Trump racconta che un presidente di un grande paese alleato gli ha chiesto, quando era presidente, se gli Stati Uniti avrebbero comunque difeso il proprio paese se fossero stati invasi dalla Russia e anche se non avessero pagato, ovvero se avessero continuato a spendere meno del 2% del PIL per la difesa. «Se non paghiamo, ci proteggerete comunque?» ha chiesto. «Assolutamente no», risponde Trump. «Se non paghi, non ti proteggerei. Anzi, incoraggerei i russi a fare quel che diavolo vogliono. Devi pagare i tuoi conti». Ecco, anche di questo si mormora a Washington, ovvero di come rendere il futuro della NATO a prova di Trump. Ma in realtà le parole di Trump palesano una sensazione comune e trasversale nell'opinione pubblica americana. Il New York Times, ovvero un giornale dell'establishment democratico, di certo non repubblicano, è uscito qualche giorno fa con un editoriale durissimo. Per gli Stati Uniti, dice, è arrivato il momento di smetterla di fare da guardia del corpo dell'Europa. Si legge, gli Stati Uniti non possono fare tutto, dappertutto e da soli. Il futuro richiede alleati ben armati e capaci. La nazione indispensabile deve essere un po' meno indispensabile. Ora, siamo onesti. Ogni volta che l'Europa ha provato nella storia a dotarsi di una struttura di difesa un po' più autonoma dagli Stati Uniti, l'America si è opposta. Perché ancora permaneva quella volontà statunitense di fare da garante, appunto. Beh, oggi le cose sono cambiate, non solo in Europa, ma internamente, nei palazzi di Washington. Secondo Seth Cropsey, già assistente segretario alla difesa per le operazioni speciali e il conflitto a bassa intensità degli Stati Uniti, Washington negli ultimi 15 anni ha adottato una politica estera sempre più incoerente e gli apparati burocratici sarebbero totalmente incapaci di affrontare le sfide correnti, per ragioni intellettuali, morali e politiche. Ma se le cose stanno così negli Stati Uniti, dice, gli europei hanno un deficit ancora maggiore. Sì. Perché non esiste un'infrastruttura che faccia da sintesi e che coltivi sistematicamente la capacità di pensare ed elaborare una strategia per l'Eurasia. Eurasia, già,
perché il principio guida su cui dalla Seconda Guerra Mondiale si orientano gli strateghi americani è la necessità di impedire che in Eurasia nasca un polo di potenza alternativo, una contropotenza capace di sfidare il primato americano. Prima era l'intesa fra russi e tedeschi, oggi, soprattutto, è l'intesa fra russi e cinesi. Ma poi è in Eurasia che si concentrano ancora oggi i principali nemici dell'America. Oltre a cinesi e russi c'è la Corea del Nord, c'è l'Iran. Dal punto di vista americano, quindi, i paesi europei dovrebbero affrontare una sorta di trasformazione intellettuale per sviluppare una strategia autentica e di lungo periodo per l'Eurasia. Ma se, come sostiene Lucio Caracciolo, la NATO può intendersi come di fatto un insieme di intese bilaterali a varie intensità imperniate sugli Stati Uniti, allora forse bisognerebbe sfruttare questo momento per orientare il concetto di difesa dell'Europa e anche dell'Italia attraverso la NATO verso i nostri interessi. Roma, come ha provato a raccontare ai suoi alleati in queste ore a Washington, lo può fare ripartendo banalmente da un dato di fatto. L'Italia è membro fondatore dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord senza essere affacciata sull'Atlantico. E perché lo è? Beh, perché lo stivale ha una collocazione geografica all'incrocio fra Europa e Africa, fra rotte atlantiche e indo-pacifiche, che lo rende indispensabile anche per gli americani. C'è oggi quindi un insieme di spazi di speciale collaborazione in cui noi italiani possiamo renderci importanti per gli americani e anche leader regionali. Sono gli spazi dei Balcani, del Nord Africa, del Medio Oriente, spazi per noi strategici e secondari ma non irrilevanti per Washington e di cui possiamo provare ad avviare la ristabilizzazione, evitando ad esempio che cadano sotto l'influenza cinese, sotto quella russa o di un'altra potenza ostile. È nostro interesse ed è interesse degli americani trovare partner affidabili a cui delegare questi compiti, mentre ora si riorientano altrove. Cina. Il giorno prima dell'inizio del vertice a Washington, truppe cinesi e bielorusse hanno iniziato esercitazioni militari congiunte in territorio bielorusso, circa a 5 km dal confine con la Polonia. La provocazione è stata immediatamente svelata dal vice capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate bielorusse, che in un briefing alla stampa ha detto che le esercitazioni sono una risposta alla politica estera aggressiva dell'Occidente nei confronti della Bielorussia e alle provocazioni ucraine. Non è un caso che la Cina si avvicini con i suoi uomini alla linea rossa d'ingresso alla NATO e che lo faccia proprio negli stessi giorni in cui, al vertice NATO, sono stati invitati anche Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Giappone. Tutti paesi tanto prossimi territorialmente quanto ostili proprio alla Cina. Ma perché a Washington sono stati invitati questi paesi che non sono membri della NATO? Beh, perché gli attuali membri dell'alleanza, per le priorità strategiche attuali e future dell'America in Eurasia, non bastano più. In America si sta riflettendo sempre di più sull'ampliamento dell'orizzonte strategico dell'alleanza atlantica, al punto che analisti e commentatori in questi anni hanno iniziato a parlare di NATO globale. Nel concreto si tratta di estendere quella rete di controllo militare e di influenze all'area dell'Indo-Pacifico. Questo implica estendere il principio di difesa comune anche agli alleati e ai paesi amici dell'America che si trovano proprio all'incrocio fra Oceano Pacifico e Indiano. Questo poi significa anzitutto collegare, integrare gli alleati europei della NATO con gli alleati americani nell'Indo-Pacifico. Uno su tutti, il Giappone, ormai il campione americano nell'Indo-Pacifico, un po' come la Polonia è il campione americano nel vecchio continente. Giappone, un paese con cui, non a caso, proprio noi italiani stiamo approfondendo partnership industriali della difesa, un programma aereo di combattimento per lo sviluppo di jet da combattimento avanzato, insomma, i caccia del futuro. Oggi è un momento storico importante per le nostre tre nazioni. Oggi abbiamo firmato la Costituzione della GICO, che gestirà la nascita di questo progetto ambizioso. Non è soltanto un progetto tecnologico, un progetto industriale. È il progetto per una cooperazione geostrategica importante. È il simbolo del fatto che il mondo sta cambiando, è diventato più piccolo e la sicurezza di ognuno di noi dipende anche da cosa succede in territori molto lontani da noi e dalle nostre nazioni.
Sempre il Giappone in questi giorni ha firmato con le Filippine un accordo di accesso reciproco, grazie al quale le forze di autodifesa giapponesi potranno essere dispiegate sul territorio delle Filippine e viceversa. L'obiettivo è poter condurre esercitazioni congiunte anche a fuoco vivo. Un patto questo volto a contenere la Repubblica Popolare Cinese e che testimonia come la cooperazione tra i paesi alleati degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico proceda quasi per inerzia, autonomamente, sotto l'egida e la benedizione americana. Per stroncare le ambizioni di Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, l'obiettivo ultimo, insomma, è controllare le acque che circondano la massa euroasiatica in funzione di contenimento. Esercitare una pressione tale da essere in grado potenzialmente di imporre un blocco navale che interessi rispettivamente Kaliningrad e San Pietroburgo, nel Mar Baltico, i Dardanelli, nel Mar Nero, gli stretti di Bab el-Mandeb e Hormuz, in Medio Oriente, poi, passando per l'Oceano Indiano, i mari cinesi, quello orientale e quello meridionale, lo stretto di Taiwan, fino al mare del Giappone. Ecco, non è un caso che proprio in queste ore la nostra nave ammiraglia, la portaerei Cavour, fiore all'occhiello della nostra marina militare, sia salpata proprio per quelle acque, in un viaggio strategico e storico che la porterà fino ai mari del Giappone e in generale a conoscere meglio l'Indo-Pacifico. È dove proverò ad andare anche io per studiare meglio sul campo quel fronte, così chiacchierato ma per niente battuto, e da dove forse, magari più avanti, con voi ci risentiremo. La puntata finisce qui, io vi ringrazio per l'ascolto e se l'episodio vi è piaciuto votate il podcast su Spotify, su Apple o sulla piattaforma che preferite. Attivate la campanella e scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Il Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Montaggio Giulio Rondolotti. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.